Bentornati a Memory 8-bit. Eccoci quindi a questo secondo video dedicato ai Demon Riders, quindi vi ringrazio per i tanti mi piace e commenti che avete messo in quello precedente. Mi auguro, perché in realtà lo sto registrando ovviamente, a seguire. Vi faccio vedere in questo video dedicato esclusivamente al Tyrannosaurus Rex dei Demon Riders. Nello scorso video abbiamo parlato un pochino di altri in mio possesso e del brand in generale, quindi abbiamo visto i pterodattili, abbiamo visto il Deinonychus, abbiamo visto almeno due dimensioni di Dino Riders, quelli più piccolini o quelli medi come questi. Esistevano poi quelli veramente giganti come il Tyrannosaurus Rex per i cattivi, mentre invece i buoni avevano il Brontosauro, anche quello un altro di quelli che è veramente fantastico, ma che purtroppo non ho. Questo però era il giocattolo che io desideravo più di tutti. Questo era proprio il giocattolo che io volevo e che non ho avuto all'epoca, perché oggettivamente costava un pacco di soldi. Costava sui 100.000 lire, 95.000 lire, 100.000 lire, 105.000 lire, una cosa del genere. Una roba esagerata, che ci compravi un Voltron e mezzo praticamente, una roba pazzesca per un giocattolo che comunque era sì veramente molto bello, ma si assestava quindi su cifre non da tutti. E io lo sognavo, ricordo perfettamente una volta con il catalogo della Jig in mano mi addormentai guardando, fissando proprio a lungo la foto del giocattolo del Tyrannosaurus Rex, bellissimo, una cosa pazzesca che io desideravo da matti. E quindi un po' di anni fa ormai, in realtà, ma ovviamente già grandicello, ho cercato di recuperarlo, e di recuperarlo però non boxato, perché già era comunque imprendibile, oggi ancora di più, ma in qualche modo, non dico completo al 100%, ma il più possibile per potermelo godere appieno ed effettivamente rendermi conto che comunque non sarebbe stata una delusione. Ecco, questo giocattolo effettivamente non è una delusione, è veramente pienissimo di dettagli bellissimi, come potete vedere le pieghe sul collo, qui se toccate la pelle è fatta proprio in rilievo, non sono disegnati tutte queste squami, diciamo, tutte queste parti non sono disegnate, ma sono letteralmente scolpite proprio in quello che era. Guardate che bella questa gamba, bellissimo. L'alloggio della batteria adesso in questo momento è tolto, perché poi lo proveremo. Vi faccio vedere un pochino come si attrezzava. Come tutti i Dino Riders cattivi, quindi doveva essere sottomesso. Vi faccio vedere subito quindi quello che era l'elmo con cui veniva sottomesso dai cattivi. Ecco, veniva messo in questo modo, aveva queste armi già laterali per farlo sparare, non si sa come effettivamente, da lì visto non le controllava nessuno, ma va bene così. E poi c'è questa parte che è un attimino incastro ed è un pochino problematica da fare, però vi faccio subito vedere. Si metteva questa parte di sopra così, e poi c'era la parte di sotto, che è questa, che si doveva incastrare qui, questa che vedete gomma pane, infatti, per fissarlo un poco, perché è un incastro che non funziona proprio alla perfezione. Ve lo faccio vedere, quindi, e purtroppo da quel momento in poi diventerà quasi intoccabile, perché è un pochino complicato fare combaciare entrambi i lati senza che si ristacchi subito. Dovrebbe essere a incastro, però purtroppo allargandosi un pochino nel tempo non funziona proprio al massimo. Però guardate già quanto è figo in questo modo. Ora potrebbe cadere da un momento all'altro, già ve lo dico. Questa parte così, a quel punto si metteva questo. Vedete, ci sono i cattivi posizionati da più parti, qui ce n'è un altro,
con il cannone gigante, qui ce ne dovrebbe essere un altro ancora. Questo è un altro pezzo che si toglieva, dove c'è un altro cattivone che sicuramente è in giro, ma che non trovo. Poi c'era anche una parte che copriva, qui ad esempio qua è stata messa, quindi ve la faccio anche vedere velocemente qua, anche questo ha incastro. Anche questo si fisserebbe con un elastico, al solito, come già vi ho fatto vedere in altri Time Riders. Purtroppo mi manca l'altro gambale, ecco, questo è il pezzo principale che mi manca di questo Tyrannosaurus Rex. Rimonto il pezzo di sotto e adesso facciamo magari partire, anzi prima di rimontare il pezzo di sotto metto la batteria e facciamo partire la magia. Perché quando io l'ho comprato, ovviamente la cosa più emozionante è stata farlo funzionare e rendermi conto che era ancora funzionante e vederlo muovere in un modo un po' strano, perché ora lo vedrete adesso. Ed eccolo qui, tutto bello montato, con anche quel pezzo che ho aggiunto. Vedete, ci sono delle ruote, ci sono anche sotto le due zampe, perché a questo punto lo faccio partire. C'è il pulsantino qui. Oh no, ho scelto una strada diversa da quella che gli avevo segnato. No, non è vero, sta camminando. Una lentezza esagerata, che proprio nessuno quindi dovrebbe avere paura di lui. Hanno tutti il tempo di scappare, ma non importa. Perché vedere questo gigante muoversi, perché è veramente grande, fa ancora il suo effetto. E quando lo vidi per la prima volta, dopo averlo acquistato, io mi emozionai tantissimo. Anche in questo modo assolutamente tinoccolato, che fa ridere, tantissimo fa ridere. Cioè, si muove in maniera imbarazzante. Ma quanto è bello. Fra l'altro, notare, lo faccio muovere verso di noi, che si apre e chiude la bocca. Ma guardate qui che imponenza, che meraviglia! E questo era il Tyrannosaurus Rex dai Dino Riders. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete seguirne in generale altri, essere aggiornati sulla programmazione anche delle dirette, qui sotto trovate tutti i link in descrizione. Spero, insomma, che vi abbia fatto raffiorare qualche ricordo. Nel caso, scriveteli qui nei commenti e che la forza di Grayskull sia con voi.